le orchestre jazz romane sono venute a dare un saluto al loro grande maestro, a Louis Armstrong, che è anche il maestro di tutta la musica jazz. Ecco infatti il grande Satchmo che sta arrivando. Benvenuto, Mr. Armstrong. Chiediamo subito a Armstrong quello che... Momento. Italia Television. Chiediamo a Armstrong quello che tutti gli appassionati di jazz vorrebbero chiedere. Se è vero che questa è la sua ultima tournée. This really is our last tour? Is your last tour this? A Milano se ne tengo. Sono passati 8 anni da quel giorno e Armstrong ha continuato a portare a spasso per il mondo la sua tromba e la sua voce. Questo personaggio, il cui nome appartiene forse più alla storia del costume che alla musica e che il mondo acclama giustamente come il re del jazz, ha nel frattempo rafforzato la sua posizione di monarca. Oggi al suo seguito viaggiano 11 persone. Senta, si può parlare con Louis Armstrong? Senta, signore, Louis Armstrong io l'ho visto quando è arrivato qua, 3 giorni fa, passando qua, sorridendo, ballando, e poi, come si dice in piemontese, finisce. Non ho più visto nessuno. Come mai? Sta giocando e dormendo, ecco. E non si fa mai vedere? Mai, io non l'ho mai visto. E cosa fa tutto il giorno? Dorme. Quando non gioca, dorme. Dorme tutto il giorno? Felice, sì. Per ordine del medico? No, com'è? Per del medico, del suo dottore? Non so. Io non posso dire niente, me l'hanno chiamato tante volte, ma io non lo vedo. L'ho visto soltanto un fotografo. Quindi non si fa avvicinare da nessuno? No. Lasciamo il maestro al suo riposo e ai suoi faticosi giochi musicali e ci rivolgiamo al manager per avere conferma della voce secondo la quale la tournée di questi giorni sulla Costa Azzurra sarebbe realmente l'ultima. Non è assolutamente vero. Louis vive per la musica e fino a che vivrà farà delle tournée e continuerà a suonare. Oltretutto non riesco a capire da quale parte si sia potuta affermare una falsità del genere. Dal momento che Louis non ha nessuna intenzione di chiudere la sua carriera e tantomeno di rinunciare alle sue tournée. Finché avrà la forza di suonare e di cantare, rimarrà davanti al suo pubblico. Cosa sta facendo Armstrong in questo momento? Il giro che stiamo facendo in Europa ha avuto inizio a Dublino. La seconda tappa è stata a Copenaghen, quindi Antibes e Saint-Tropez. Louis è stato molto contento della affettuosa accoglienza che gli ha riservato il pubblico nei 2 concerti che ha tenuto sulla Costa Azzurra. Nei prossimi giorni saremo in Spagna, prima a Palma de Mallorca e subito dopo ad Alicante. L'ultima città che toccheremo in questa tournée sarà Tunisi, dopodiché rientreremo negli Stati Uniti. La personalità di Armstrong, nato a New Orleans, rispecchia le caratteristiche di questa strana città. Esuberanza, sensibilità accentuata, a volte rassegnazione. Ancora oggi, dopo una vita di successi, Louis Armstrong rappresenta il prototipo del negro del sud. Il suo padrone non è più un coltivatore di cotone, ma un manager implacabile. Armstrong ha ormai 67 anni, è stanco, malato di enfisema polmonare. Una serata con la sua orchestra costa oggi 10 milioni di lire.
Negli Stati Uniti il manager è il padrone assoluto dell'artista da lui protetto e chi gli si affida non ha alcuna arma per proteggersi da questa forma di protezione. Per convincere Armstrong a non chiudere la sua carriera si è operata, ne siamo certi, una sorta di quotidiano condizionamento facendo soprattutto leva sull'amore che questo artista continua a nutrire per la musica che ha inventato e fatto conoscere al mondo. Ogni volta che andiamo ad ascoltare il vecchio Satchmo siamo sicuri che ci augurerà la buonasera nel suo modo inconfondibile e divertente. Dear old Southland, with this dreamy sound, yeah, take me back where I belong, right in my mammy's arms. Baptist, 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 yes. Good evening, everybody. Il maggior apporto che Armstrong ha dato alla sua razza per migliorare la posizione dei negri è costituito dall'esempio della sua vita. In fondo ha dimostrato al mondo intero e ai suoi fratelli di colore che qualsiasi individuo può raggiungere nella vita il successo e la sicurezza di sé, credendo con tenacia nella forza e nella validità del proprio lavoro. Qualcuno ha definito Armstrong come il più grande negro che sia esistito. Lei cosa ne pensa? Ritengo che la grandezza di Armstrong risieda nella sua particolare attitudine a comportarsi come un ambasciatore del mondo negro. Ovunque egli sia giunto, ha portato un messaggio di allegria, di gioia, e la cosa importante è che il pubblico lo ha sempre raccolto. Nel 1958 la vita di Armstrong ha una svolta drammatica. Durante il Festival dei Due Mondi viene ricoverato d'urgenza all'ospedale di Spoleto per un attacco cardiaco. Il suo medico personale, giunto da New York, da quel momento non si allontanerà più dal suo fianco. E da quel giorno il manager ordina anche che il re del jazz disponga di una guardia del corpo a protezione della sua persona. Quali sono esattamente i suoi compiti? Sono al servizio di Louis Armstrong come cameriere personale e segretario privato. Mi occupo della corrispondenza, delle fotografie da mandare agli ammiratori. Altro mio compito è quello di proteggerlo dalla gente. Spesso, all'uscita di un teatro, dopo un concerto, la folla lo assedia, spinge per riuscire a vederlo da vicino, per chiedergli qualcosa, per toccarlo. Per tenere lontani i fans troppo invadenti, a volte sono costretto a usare la maniera forte. Il più celebre complesso di cui Armstrong abbia fatto parte è Lot 5, nel quale suonava come pianista la sua seconda moglie, Lil Hardin. Le incisioni di questo complesso sono considerate ancora oggi dei pezzi fondamentali della storia del jazz. Da questa musica emergono anche tutte le caratteristiche dell'uomo del sud, una particolare dimensione del tempo e del ritmo, di cui è un esempio la tendenza che ha Armstrong a spostare il peso del corpo da destra a sinistra, con continui ondeggiamenti che non rispettano una logica ritmica, ma sono una specie di abbandono. Alcuni critici e puristi del jazz hanno accusato Armstrong di circondarsi di artisti che avevano a che fare più con il mondo dell'avanspettacolo che non con quello della musica. È forse vero che la sua carriera ha avuto degli aspetti pittoreschi e clowneschi, ma è stato proprio questo suo senso spiccato e fragoroso dello spettacolo che ha avvicinato un vastissimo pubblico ad Armstrong e di conseguenza al jazz.
Una volta un giovane chiese a Fats Waller che cosa fosse il jazz. Il grande pianista rispose: ragazzo, per il fatto stesso che tu me lo chieda, ritengo che non riuscirai mai a capirlo.